vi abbiamo fatto conoscere quasi tutti i componenti di questa lista, qualcuno oggi non c'è per motivi diciamo del tutto personali, magari di impegni su altre situazioni, ma ci tenevo a sottolineare questo aspetto. Noi ci proponiamo come, proprio per governare Santo Stefano, il nuovo Santo Stefano, perché riteniamo che questo quartiere abbia bisogno di un cambiamento, perché riteniamo che questo nuovo quartiere non possa essere governato come è stato governato fino adesso dal centrodestra, perché non, questo centrodestra, che casualmente si è ricompattato solo su Santo Stefano, perché forse ritengono essere il loro territorio da sempre, no, questo centrodestra non è in grado di risolvere le problematiche che nel nuovo quartiere si presenteranno, perché non ha questa capacità di mettere insieme e risolvere le situazioni. Come dicevano anche le persone che si sono presentate adesso, noi abbiamo lavorato sulle competenze delle persone. Voi avete sentito che ognuno di loro si è presentato dicendo quello che fa nella vita. Primo abbiamo detto tutti noi siamo di questo quartiere, lo conosciamo, chi un pezzo, chi l'altro, portiamo le nostre competenze, siamo persone che lavorano, oppure nel caso dei più giovani studiano ancora, ma siamo sempre stati attivi su questo quartiere, nessuno ci ha regalato niente, ci siamo fatti valere nel lavoro e vorremmo in questa situazione portare quello che noi abbiamo fatto nel lavoro, portarlo a servizio della comunità, perché in alcuni casi i nostri figli sono diventati grandi, perché siamo intenzionati ad abbracciare il quartiere tutti insieme e vi preghiamo di votarci. Se avete qualche domanda siamo disponibili a rispondere e poi vorremmo anche presentare gli amici e le amiche che si presentano nel Consiglio Comunale e che sono venuti oggi a sostenere questa presentazione della lista. Ma prima, se c'è qualche domanda, penso potrebbe essere carino che voi ce la facciate, siamo a vostra disposizione. Prego. Bene. Mi auguro di ricevere io, come tutti gli altri che hanno ricevuto questo messaggio, di riceverlo non fra 5 anni, quando ci sarà la prossima tornata elettorale, ma molto prima. Cioè, mi auguro che si stabilisca un calendario di riunioni periodiche, cadenza, non lo so, annuale, semestrale, quello che dovete, in cui i componenti del consiglio di quartiere si ripresentano ai loro elettori e danno un resoconto di quello che hanno fatto e di quello che hanno programmato, in maniera da cercare di riavvicinare. La ringraziamo per la domanda, la ringraziamo moltissimo per questa domanda, perché le domande che abbiamo invitato a farvi ci servono, come dire, per approfondire. Quando si scrive un programma bisogna stare in 3.000 battute, questo è quello che ci dicono i tipografi, ma noi l'abbiamo proprio scritto qua. Noi, innanzitutto, la Presidente sarà presente nel quartiere, riceverà le persone, sarà disponibile all'ascolto insieme a tutta la squadra. Ci saranno riunioni periodiche, ma ci sarà anche la Presidente e il Consiglio del quartiere che si muoverà sul territorio e sarà presente per rispondere, per ascoltare e per rispondere anche di quello che viene fatto. Questo è il nostro impegno che intendiamo, non abbiamo scritto partecipazione e ascolto solo perché sono parole chiave, ma sono parole in cui noi crediamo e quindi noi ci impegniamo fin da ora, e posso parlare a nome di tutti, non solo a fare delle riunioni, ma ad andare a Colli quando ci sarà bisogno di vedere un problema su Colli, di essere su Piazza Verdi quando ci sarà qualche problema da risolvere su Piazza Verdi, di intervenire quando il ristoratore di via Augusto Righi ci chiederà di essere presenti a vedere una situazione e a cercare insieme agli altri del territorio la soluzione. Questa è la nostra promessa
ma è proprio una scelta che noi abbiamo fatto quando abbiamo stilato questo programma. Noi ci siamo, ci saremo, saremo disponibili ogni volta che un cittadino o una cittadina vorrà porci delle questioni e cercheremo insieme di risolverle. Prego. Non le possiamo passare il microfono perché non l'abbiamo. Io voglio dire questo, che ero fermamente decisa a non venire a votare. E molto probabilmente se andavo non avrei votato per questo partito. Poi la scesa in casa di una persona che per noi anziani sta facendo il possibile per tirarci fuori dal nostro isolamento mi ha fatto sì che sto diventando un attivista. Sono arrivata in ritardo perché con quanti anziani c'erano mi sono fermata a invitarli a venire. Ecco, io voglio sperare che questo comune, questo quartiere, dia un'occhiata a noi anziani, perché veramente siamo lasciati soli con pochi mezzi e con fatica per chi ha degli anziani in casa. Certo. A cui abbiamo certo. Questo è un quartiere che ha un'alta percentuale di anziani, ma anche nel ricambio una alta percentuale di giovani. Interessante questa situazione particolare. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, io